volte può capitare che dobbiamo collegare due pezzi di catena insieme. E quindi come possiamo fare? Allora, ci sono due metodi. Andiamo a vedere come è possibile allungare la catena dell'ancora. Quindi se abbiamo bisogno di allungare la nostra catena, possiamo farlo o aggiungendo un altro pezzo di catena oppure aggiungendo un pezzo di cima. Allora, sulla catena esistono delle false maglie, che sono questi anelli qua, che in pratica si aprono, si chiamano appunto false maglie, e servono appunto per congiungere due pezzi di catena. Come funziona? L'anello si attacca tra i due pezzi di catena che vogliamo congiungere, dopodiché si batte fortemente con il martello su questi pezzettini qua fino ad appiattirli e quindi consolidare, diciamo, l'anello. Questa operazione naturalmente va fatta sul cemento, non può essere fatta sulla coperta della barca, perché altrimenti si rovinerebbe. Quindi è necessario portare la catena in banchina e fare questa operazione su cemento, quindi su una superficie rigida e solida. Oppure, se vogliamo l'altro metodo, quindi se vogliamo utilizzare una cima, è necessario prendere una cima di nylon, quindi una cima elastica, di modo che quando la barca mette in tiro la catena, la catena non subisce degli strattoni, ma la cima in nylon fa un po' da molleggiante, quindi è una cima elastica e appunto non dà gli strattoni, quindi si crea questo movimento elastico. Come possiamo fissare la cima alla catena? La fissiamo tramite un grillo e per maggior sicurezza possiamo mettere una fascettina intorno al perno che apre il grillo, appunto per fissare meglio il grillo e non farlo aprire. Mi raccomando di legare l'ultimo pezzo di cima, quindi la parte finale della cima, alla barca, perché se per qualsiasi motivo la catena e l'ancora e tutta la catena dovessero finire in acqua, comunque tu ce l'hai fissata sulla barca, quindi non rischi di perderla. Ti ricordo che quando fai queste operazioni tenere scarpe ai piedi, soprattutto quando maneggi queste manovre qua, soprattutto con la catena dell'ancora, e in questo caso sono utili anche dei guanti da lavoro, perché insomma rischi di farti male. Bene, quindi oggi abbiamo visto due metodi per poter allungare la catena dell'ancora. Per vedere tutti i video e tutte le manovre per poter diventare un velista autonomo, vieni a visitare il video corso di vela online su www.25nodi.com. Ti aspetto a bordo. Ciao!